Amici di Italia Racing Team, buonasera e benvenuti ad un evento speciale, un evento qui che siamo riusciti ad organizzare, che vi portiamo qui in diretta, come al solito, sul canale Twitch di Italia Racing Team. e Sarà veramente un piacere, un onore, fare delle chiacchiere, fare un po' di domande e ottenere delle risposte da una grande leggenda del motorsport italiano. Parliamo ovviamente qua con noi, come segnato dalla grafica, di Emanuele Naspetti. Ciao Emanuele, buonasera. Buonasera, ciao a tutti, grazie mille, grazie è un... <ride> sicuramente sì, un piacere. e un onore averti qua, sì. ovviamente, io non sono da solo, mi accompagna come sempre nel mio viaggio in ogni diretta, Alfredo Cirelli. Ciao Alfredo, ciao, Franz, ciao a tutti, è un piacere essere qui stasera. Abbiamo anche, ovviamente, come organizzatore, responsabile, fondatore di Italia Racing Team per Digitale, Ciao Pigi. Ciao a tutti, ciao Franz, ciao a tutti. E poi chi ha reso possibile questa intervista, questo evento? Un eh, membro amatissimo e simpaticissimo della nostra community che è Andrea Lucisano. Ciao Andrea. Ciao ragazzi, ciao, buonasera a tutti. Allora, eh, Emanuele, mh, difficile fare delle introduzioni, già in, in preserata abbiamo fatto un po' di chiacchiere ed è emerso veramente, veramente tanto. Per chi non ti conoscesse, snoccioliamo un po' di dati così, campione della Formula 3 italiana nell'88, vediamo lì dietro che c'è un trofeo molto molto prestigioso che poi magari ci farà anche un po' Vedere, ci dirai un po' di cose, campione ovviamente Super Turismo del 1997, che è poi l'occasione vera e propria per cui ti abbiamo qui a, a raccontare le tue esperienze da pilota proprio perché su Italia Racing Team stiamo vivendo, siamo nel vivo della stagione del campionato italiano Super Turismo 1998. Un campionato che ha raccolto un'adesione incredibile: abbiamo due gruppi di piloti, junior e senior, perché i partecipanti sono ben 56, e siamo nel vivo dell'azione ed è un campionato che sia da. Piloti, commentatori e spettatori, sta riscontrando un successo clamoroso e quindi sarà eh, bellissimo eh, vedere e sentire le impressioni tue da pilota e da campione di questo campionato. Poi pilota ovviamente di Formula 3000, 24 ore di Le Mans, FIA GT, American Le Mans Series, Porsche Carrera Capitale e tanto 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 altro. Avremo l'occasione di farti tante domande, anche voi dalla chat di Twitch potrete farcele per cui Sarà veramente, veramente interessante, fateci veramente eh, tante domande che Emanuele le, le potrà rispondere. Io direi di partire con una domanda abbastanza generale, che però comunque secondo me ha un po' di importanza perché è giusto il, eh, il momento per, per cominciare. Io ti chiedo, se c'è stata una scintilla o comunque qual è il tuo primo ricordo che leghi al mondo dei motori, al mondo delle corse? Allora, è di difficile dare questa risposta perché è partito tutto molto presto quando ero piccolo, però nasco da una famiglia di concessionari e autotrasportatori, quindi io sono cresciuto in mezzo ai motori perché mio padre faceva appunto il concessionario di veicoli industriali e aveva un'azienda di autotrasporti, quindi si respirava motori in casa mia. Però, siccome si vi viaggiavamo molto con la mia famiglia in macchina, eccetera, su succedeva questo: che dopo un viaggio tutti volevano scendere dalla macchina, mia sorella, mia madre, eccetera. io non volevo mai scendere, volevo sempre rimanere in macchina e facevo finta di guidare. Da bambino mangiavo pochissimo, ero un bambino che non voleva mangiare. L'unico sistema che avevano per farmi mangiare era sedermi in macchina e far finta di guidare. E allora con mia nonna di fianco che mi imboccava, mangiavo. Quindi è iniziato tutto molto presto. E poi dopo c'è stato l'avvicinamento al mondo delle competizioni, che è stata un'evoluzione, un diciamo, naturale. Però per darvi un'idea, a cinque anni io guidavo da solo la macchina in giro per i piazzali dell'azienda di mio padre, e a sette anni, da solo, eh, attaccavo i rimorchi dei camion, cioè con la motrice facevo retromarcia e attaccavo i rimorchi dei camion. Quindi è iniziato tutto molto presto. Perfetto, quindi sei. mi viene in mente una citazione, vado sul, sul mondo delle due ruote, di Danilo Petrucci che disse, gli chiesero eh, di chi fosse tifoso e lui rispose di Marco Bezzecchi perché è figlio del grasso e della Ralla, penso che siano due termini che tu riconosci in maniera spontanea e iconica subito, immagino. Assolutamente. <ride> Assolutamente, perfetto, ti ringrazio eh, Emanuele, andiamo sì. pure avanti con, con l'intervista, con le domande che arriveranno, andremo a coprire tantissimi temi quindi Invito a tutti di rimanere assolutamente sintonizzati perché ci sarà veramente tanto, tanto di cui parlare. Sì, eh, prendo la parola io Franz perché avevo una domanda che mi incuriosiva tanto. Eh, essendo che IRT organizza eh, campionati a ruote coperte e ruote scoperte, eh, li alterna, quindi eh, è interessante questo. Una domanda che vorrei fare, Emanuele, è proprio quella mh, di sapere quale camp quale mh, campionato. Eh, lo ha emozionato di più se eh, quello uno ruote coperto, uno ruote scoperte o comunque uno in particolare che ti ha regalato più emozioni allora, è molto anche qui è molto difficile dare una risposta perché sono stati io ho corso per 24 anni, 24 stagioni consecutive senza mai fermarmi. Poi ho corso altre due o tre o quattro stagioni, diciamo, con delle pause in mezzo. 24 stagioni consecutive, molto intense, è difficile dire quale mi ha emozionato di più perché poi ci sono state fa fasi alterne, diciamo. La risposta sembrerà scontata, ma se penso alle emozioni più forti, anche se è stata la categoria diciamo, che ho vissuto per meno tempo, perché alla fine ho corso soltanto 6 Gran Premi, eh, le emozioni che ho provato a fare questi sei grand premi di Formula 1 eh, sono una spanna sopra tutto il resto, sia da un punto di vista di tipologia di guida, quindi quando sei seduto in macchina, che cosa ho provato stando seduto in macchina, e anche l'atmosfera, l'ambiente, cioè sei proprio, e allora era proprio un, un altro pianeta rispetto a tutte le altre categorie. Quindi in questo va sopra, cioè l'emozione che tu hai provato va sopra l'aver vinto un campionato, l'aver vinto eh, qualcosa perché tu eri proprio all'apice, oltre al Formula 1, chiaramente non c'è nulla. Era il coronamento di un sogno, un progetto partito nella mia testa da bambino, e, e averlo realizzato eh, è stato un momento che ho vissuto molto intensamente. Poi è anche vero, e poi se volete vi racconterò anche i motivi, ma che io ho rinunciato a continuare a correre in Formula 1, non è che non ho trovato il posto, ho, ho rinunciato nel 94, perché poi facendo i conti non era esattamente quello che volevo in quel momento, perché c'era una diversità di prestazione tra, tra i team minori e i team maggiori che era veramente quasi imbarazzante e A me non andava di, di stare in pista per prendere 7-8 secondi al giro, perché allora si prendevano 7-8 secondi al giro. Però è stata comunque un'esperienza molto forte e il, il coronamento di un sogno. Beh, le, le differenze, il gap di prestazione tra una e l'altra, chiaramente all'epoca il divario era veramente enorme, eh, ce lo ricordiamo. Eh... E quindi quando ripubblichiamo certe classifiche ne prendiamo atto, ecco, oggi è tutto più eh, accorciato, tutto più ridotto, quindi assolutamente d'accordo su questo. Io lascerei la parola ad Alfredo se ha un'altra domanda, insomma, eh, inerente. Sì. sì, perché comunque hai detto di come quelle sei gare di Formula 1 siano state, c'è stato probabilmente, sono state quelle là che tu consideri le migliori, però tu hai corso comunque tantissime gare di... Grande prestigio, mi vengono in mente le tre principali dell'Endurance, ovvero sia Le Mans, Spa e poi la 12 ore di Siebring. Quindi volevo chiederti: tra queste tre grandi classiche dell'Endurance hai preferito correre? E soprattutto, quali sono secondo te le principali differenze tra, tra di loro? Eh, le Mans un fascino tutto suo, correre alle mani è, è, è equivale alla, alla Formula 1, sei, sei al top di quel tipo di, di corsa e c'è una competitività incredibile <coughs> mm. io sinceramente l'ho vissuta anche in modo con una vettura competitiva però nel mio cuore c'è Spa, la 24 ore di Spa e ho corso più volte, tante, anzi diverse volte, e è più... Ehm, Spa è un circuito, lo sappiamo tutti, uno dei circuiti preferiti da tutti i piloti e poter correre per 24 ore in un circuito come Spa dove è continuamente eh, cambia il meteo, cambiano tante condizioni, eccetera è veramente, lasciatemi dire il termine, una goduria, cioè non ti stanchi mai di guidare a spa e, e io me la, me la ricordo come una gara sempre divertente le man considerate che considerate che spa comunque vissuta con nel mondo delle gt eh, non, non, non avevi non avevamo i prototipi invece i prototipi da super prestazione il problema di le man è che quando hai i prototipi con le super prestazioni diventa un, anche un problema eh, se non guidi uno delle 4-5 macchine vincenti dover star sempre concentrato sullo specchio perché ti arrivano dietro anche lì con la differenza di prestazione molto molto pesante quindi io la, la 24 ore di le mans l'ho vissuta molto bene perché è bella bello l'evento e tutto ma la guida pura sei, eh, diciamo, è rovinata la, 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 la bellezza di guidare dentro quel circuito, è rovinato dal fatto che devi stare molto attento a chi ti arriva dietro perché arrivano macchine con mille cavalli. Invece, alla vendicatore di spa sono praticamente tutti GT, è tutto molto più livellato e ti puoi godere di più la guida e basta. Sebring è altro riguardo invece è Sebring, sì è molto molto bella affascinante c'è poi tutta l'atmosfera americana quindi è proprio un altro mondo anche lì eh, l'america è una cosa che è molto diversa dalle nostre gare ma sì la ricordo con grande affetto è una bellissima gara sarà perché non ho ottenuto risultati eclatanti e quindi non ce l'ho nel cuore però tecnicamente sicuramente una gara molto bella. Era una bella risposta questa, quindi eh, la, eh, ti ringrazio comunque perché mi sono sempre chiesto effettivamente i piloti, mi chiedo sempre i piloti che abbiano corso con tutte queste gare quale preferiscano e direi che quindi è il caso di ripassare la parola a Franz per, perché, per la prossima domanda. Attenzione, volevo... devo... esatto. Andrea Lucisano, vai pure. Volevo, volevo fare una domanda io: l'impressione ah. che hai avuto quando sei salito per la prima volta su una Formula 1? Qual è stata? Eh. Allora, io sono salito la prima volta a Silverstone, eh, in prove libere, eravamo, ero da solo praticamente a girare perché ho iniziato il campionato a metà praticamente, cioè anzi, verso la fine quindi mi hanno dato la possibilità di girare una giornata a Silverstone e lo sbalzo allora io correvo in Formula 3000 avevo appena vinto una gara in Formula 3000 e, anzi avevo fatto la pole position nella gara precedente che era il Nürburgring e poi sono salito sulla Formula 1 che era una March motore Ilmor che era il il nonno della, del motore Mercedes, da Lilmore poi nato il motore Mercedes, e lo sbalzo di potenza, di grip, di tecnologia era immenso e mi sono detto non sarò in grado di competere con questa macchina perché il mio compagno sarebbe stato, era, Carl eh, Wendlinger, che veniva da gare molto importanti, aveva anche ottenuto un quarto posto con la marcia. Quelli del team quando sono arrivato mi hanno detto guarda tu hai solo una giornata qua a Silverstone quindi prendi un po' confidenza con la macchina e non guardare Carl assolutamente, non prendere Carl come riferimento perché sennò vai a fare dei danni eccetera cerca di capire la macchina e vai. Quindi io ho fatto questa ventina di giri a Silverstone con questa macchina e sono andato via pensando che quando, perché debuttavo a spa dopo qualche giorno avrei preso distanze abissali sul giro, perché non mi sentivo per niente padrone della macchina. Non è andata così, per fortuna. Esatto, sì, anche perché eh, rileggendo e poi facendo ricerca su, sui dati, su qualcosa da, da chiederti, è venuto fuori effettivamente. Una tua grande dota che era l'adattabilità e la rapidità con cui ti adattavi al mezzo. Mi viene in mente il campionato di Formula 3 italiana dove tu erano due anni che usci eh, dopo due anni che uscivi dai kart sei ti sei già laureato campione e poi comunque questo test subito con la marcia in cui andavi a infastidire Carl Wendlinger che sarebbe poi diventato tuo compagno di squadra. Quindi già questa è una proprietà eh, veramente veramente rara e che contraddistingue tanti campioni e tante leggende. Ha fatto bene, andrei a toccare questo tema perché io voglio allungare un attimino. E infatti, Emanuele, tu hai già detto che nel 92 tu eri leader del campionato Formula 3000, poi arrivò questa chiamata di, di March. Io volevo chiederti un po' di, di retrospettiva, di come, avvi, come è avvenuta la tua trattativa per portarti in, in Formula 1. Insomma, come è, com è successo, come è andata? Eh, importo in in porto questa cosa, il tuo primo contatto con qualche staff di Formula 1 che effettivamente ha dimostrato l'interesse di portarti sulla griglia di, part di partenza del campionato motoristico migliore al mondo. Allora, io nel, nel 91 eh, avevo vinto quattro gare del campionato di Formula 3000 e perso il campionato all'ultima gara. E quindi mi ero già affacciato al mondo della Formula 1 cercando di trovare un posto, ma non, non c'erano, erano periodi molto diversi. Intanto, adesso non ricordo esattamente il numero, ma c'erano più di dieci piloti italiani sulla griglia di partenza del, del mondiale di Formula 1. Forse eravamo in dodici. Non, non è che fosse così facile trovare un posto libero per entrare i giovani allora non era come adesso che i team di Formula 1 cercavano i giovani i giovani erano visti quasi con fastidio perché facevano danni ci servivano 2, 3, 4 anni di apprendistato prima di poter competere con il compagno di squadra vi ricordo che non c'era telemetria non si leggevano dati niente, dovevi imparare guardando da fuori e basta eh, quindi nel, per il 92 io non ho trovato un posto giusto pur avendo delle risorse perché, comunque, ci serviva portare degli sponsor. Come sempre, funzionava come funziona adesso. E, e quindi ho ripetuto il campionato di Formula 3000 perché non avevo alternative. Però questo contatto con la March che era nato appunto alla fine del 91 per il 92, quando loro hanno appiedato, tra virgolette, Belmondo, perché aveva, Belmondo aveva finito il suo budget, comunque aveva un contratto a, a, a scadenza, mi hanno dato questa opportunità e io a quel punto avevo tutto perché. Sì, ero in testa al campionato di Formula 3000, ma avevo degli sponsor disponibili a seguirmi per andare in Formula 1, avevo la voglia di farlo, ero maturo e quindi ho fatto questa scelta. Ho rinunciato alla possibilità di vincere il campionato per cogliere quell'opportunità perché non sapevo se ci sarebbe stata poi per l'anno successivo e quindi ho, ho preso la palla al balzo e, e l'ho fatto. Questo è un po' come, come in retroscena. Se volete vi racconto anche un piccolo aneddoto su questa storia del come ho trovato lo sponsor. Magari può essere divertente. Sì, sì. Volentieri, guarda, siamo tutti orecchi. Allora, dobbiamo eh, risalire al 1986. Io ero il pilota ufficiale della Biren, marca di kart. Campionato del Mondo a Jesolo. E quindi noi eravamo ufficiali, birrel, tutto belli, puliti, tutta perfetta, tutto bello. Di fianco a noi c'era un furgoncino di un ragazzino di Roma, che corre, io correvo il mondiale senior e poi c'era anche contemporaneamente il mondiale junior. Era questo ragazzino di due o tre anni più giovane di me, correva con telaio birrel motore parilla come me, però da... Nello junior, nello junior con tu, tutto il carto sporco, il furgoncino un po' sfigato, la tuta sporca, però questo era competitivo, cioè Le Manche era sempre lì davanti, è arrivato a un certo punto che si giocava nella prefinale si giocava il primo posto nel campionato del mondo, quindi noi abbiamo iniziato a dargli una mano come nostro cioè come birrel cioè ma ce l'hai questo ce l'hai quest'altro cioè abbiamo, abbiamo cominciato a dargli pezzi nuovi cose nuove tutto quello che potevamo dargli per supportare sto ragazzo che da privato lottava per vincere il campionato del mondo e eh, effettivamente poi la domenica ha vinto il campionato del mondo e adesso vi dico chi è e però il giorno la domenica io Cercavamo di dargli una mano perché dico: Questo è veramente sfigato, guarda qua, non c'è niente, non gli attrezzi, non c'è niente. domenica eravamo lì che mangiavamo prima delle gare e arriva un elicottero, tutto, tu, 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 un mega elicottero che arriva a Jesolo e lui fa: È eh, mio padre che sta arrivando. E io pensavo scherzasse, invece era veramente suo padre che stava arrivando ed era il papà di Fabrizio De Simone che <ride> e poi. Che poi è diventato mio compagno di squadra in turismo, eccetera. Ed erano loro una famiglia molto potente, per i proprietari di cose importanti. Così sono diventato amico di Fabrizio. E quando è stato il momento di cercare, anni dopo, quindi di andare in Formula 1, sono andato da Fabrizio a dire: Ma perché non parliamo con tuo padre se mi dà una mano andare in Formula 1? E io, quindi, ho corso in Formula 1, sponsorizzato Liveto, che era una delle loro aziende. Partendo da, 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 da quell'episodio di Jesolo, fantastico. di fatto Uliveto mi pare che sia uno degli sponsor sì, sì. che ci fosse proprio sulla vettura, quindi il sì, sì. mio poder. sponsor vale. il suo collego. Okay. Sì. Okay. Fantastico. Esatto, spettacolare, eh. bellissimo, bellissimo. Mi è piaciuto tantissimo sentire queste aneddoti eh, divertenti che poi alla fine fanno parte di un vissuto di un pilota che non. Ci possono cogliere in eh, nessun articolo e eh, comunque raccontate in, eh, da chi l'ha vissuta in primo piano, effettivamente, veramente fantastico. Stiamo ricalcando un po' la, la strada Formula 1, però comunque, io ti chiedo, eh, parlando anche di cose per, eh, particolari, personaggi particolari, la tua carriera si è incrociata due volte con eh, un gran bel personaggio che risponde al nome di Eddie Jordan. Che ricordi hai di lui che a mani basse è uno dei dei team principal più carismatici sia in formula 3000 che poi in formula 1? Ho grandi ricordi perché è stato comunque un personaggio che ha cambiato la mia carriera nel bene e nel male perché io nel 89 allora io come hai Detto prima, ho vinto il campionato di Formula 3 al mio secondo anno, e allora era una cosa assolutamente anomala. Ci volevano 2, 3, cioè ci volevano tre o quattro anni di esperienza per arrivare a vincere il campionato. Se tu vai indietro in quel periodo, chi vinceva il campionato era o al terzo o al quarto anno di Formula 3, quindi la cosa ci ha preso molto di. Sorpresa, perché va, va, va chiarito una, una cosa: io non vengo da una famiglia di gente delle corse, quindi io, quando ho, sono arrivato in Formula 3, ci, cioè, sono entrato in un mondo che nessuno della mia famiglia conosceva, quello delle automobili. Perché noi ci eravamo fatti un'esperienza per sei anni nei kart e nei kart eravamo diventati. Consapevoli di quello che serviva e non serviva, perché comunque in sei anni ti fai una certa tua esperienza. Poi salti dal kart alla Formula 3, è tutto, tutto diverso, personaggi diversi, mondi diversi, regole diverse, quindi noi non sapevamo un granché. Però, pum pum, al secondo anno, campione italiano. Cosa facciamo? Beh, cioè, non, è, cioè, non è che puoi rifare il campionato di Formula 3 dopo aver vinto il campionato, bisogna andare in Formula 3000. E, eh, mi sono trovato a vivere in Inghilterra, ho scelto di, di fare un, una scelta di vita diversa, son, mi sono trasferito in Inghilterra e ho corso con il team Ronnie. Però quell'anno 89 ha vinto il campionato la Jordan, il team Jordan con Jeanne Alesi. L'anno successivo... Io assolutamente volevo andare nel team Jordan, perché Jordan aveva messo sia il suo primo pilota Gian Alesi, l'altro pilota che correva con lui, che era Martin Donald, tutti e due in Formula 1, in più aveva in progetto di debuttare con il suo team in Formula 1 nel 91. Quindi dicono: dobbiamo assolutamente andare alla Jordan, costi quel che costi. Attenzione, perché Jordan è un gran figlio di buona donna, cioè è uno che. Mattina si deve alzare presto per lisciarsi il pelo sullo stop. Uno... abbiamo iniziato con il mio manager di allora che era Enrico Zanarini, che oggi è uno dei top 3 manager nel mondo della Formula 1: manager di Giovinazzi, di Fuoco, di... è stato di Fisichella. Ah, oh, il ed... Fisichella. Ed è ancora mio carissimo amico, anzi, ho appuntamento con lui la settimana prossima a Milano perché lavoriamo ancora insieme per alcune cose. E niente, dico: Guarda, Enrico, io voglio andare alla Giotta, non mi interessa altro. Ma no, guarda, facciamo un giro: abbiamo un sacco di gente che ci sta cercando perché avevamo gli sponsor, andavamo forte, e quindi eravamo appetibili. Sai, uno che ha vinto il campionato di Formula 3, butta in Formula 3000, non ero andato male, avevo i soldi degli sponsor e quindi i team ci cercavano e quindi siamo andati in Inghilterra ci cioè, sono stati 10-15 giorni in Inghilterra ho la tosse perché ci ho avuto l'influenza <ride> sì. andiamo al team Stewart il team di Jackie Stewart che ci faceva correre con due lire proprio due lire due lire voleva farci correre a tutti i costi e, e avrei guadagnato un sacco di soldi perché mi mettevo in tasca i soldi degli sponsor poi siamo andati in altri team, abbiamo fatto il giro di 3-4 team, tutti che ci aprivano le porte, dai vieni vieni, eh. siamo andati dalla Jordan, Jordan voleva molti più soldi di quelli che avevo, io avevo un budget, ne voleva molti di più e era interessato fino a un certo punto, sì se vuoi venire vieni, se no no. Io tanto ho fatto, ho firmato con la Jordan, quindi non solo... Non mi sono bastati i soldi, ho dovuto chiedere aiuto a mio padre che ci ha messo i soldi per farmi correre con la Jordan. E gli ho regalato anche, siccome mio padre era concessionario iveco, mi ha chiesto se gli regalavo un furgone, nove posti, un day, gli ho regalato un day. E poi no, devi trasferirti a vivere a Oxford vicino a casa mia. Beh no, la casa te la trovo io. Allora, ho trovato una villa, una villetta di quelle indipendenti col suo giardino, la donna, la domestica. Ho speso una fortuna per andare a vivere a Oxford. E poi ho scoperto dopo perché dovevo stare vicino a casa sua, che succedeva che quando lui usciva con la moglie, lui aveva quattro figli, quando usciva con la moglie, faceva fare da babysitter. Io stavo a casa sua a fare il babysitter ai bambini oppure abbiamo andato a teatro con la moglie perché lui non aveva voglia di andare a teatro all'opera, si annoiava, vai te vestito con lo che a portare la moglie, il suo schiavo, il suo domestico praticamente. E, e, e cosa è successo? Che il mio, il, la squadra di Eddie Jordan eravamo io numero uno, con la macchina numero uno, Eddie Irvine, macchina numero due. Heinz Harald Frenzen, macchina numero 3, questo era il team. Vi ricordo che allora Heinz Harald Frenzen era fidanzato con Corinna, quella che poi è diventata la moglie di Michael Schumacher. Quindi, noi stavamo in questo motorhome nostro tutti insieme lì, eravamo tutti amici. Inizia il campionato e eh, dicevamo, quando stavamo dentro il motorhome e passavano i piloti sotto a piedi no? Con, al mio, dove, dove dovevo andare io alla Stewart c'è andato un pilota che si chiamava John Jones un americano un, canadese, e, e un po' tarchiato un po' grosso cioè non, non era bello da vedere come pilota cioè era un po' tarchiattello e Irvine fa guarda quello John Jones se ci sta davanti una volta io smetto di correre allora Com è andato il campionato? che noi abbiamo fatto letteralmente schifo. John Jones lottava per andare sul podio tutte le gare, tutti i team a cui ho detto no ci stavano davanti. E abbiamo fatto una stagione disastrosa, che di Jordan si era intascato tutti i soldi nostri per fare il team di Formula 1, non spendeva niente per la Formula 1. È stato un disastro e alla fine dell'anno siccome ci aveva messo tutti sotto contratto di management ci ha spedito a me e a Irvine in Giappone a correre con la Formula 3000 giapponese quindi io alla fine di tutto sto calvario per non andare in Giappone perché io non volevo andare a correre in Giappone poi ci sono andato l'anno dopo ho dovuto pagare una penale pesantissima uscire dal contratto di Eddie Jordan di management. Quindi quando mi chiedi la domanda come è andata con Eddie Jordan, con Eddie Jordan è andata che mi è, mi è, ho speso un sacco di soldi di sponsor, abbiamo fatto una stagione terribile, mi sono dovuto liberare dal contratto di management, se no mi mandava in Giappone, però malgrado quello siamo rimasti molto, molto amici, tant'è che l'anno dopo, ho fatto il collaudatore, no l'anno dopo. Qualche anno dopo ho fatto il collaboratore per lui in Formula 1, poi ho, ho corso anche un Gran Premio con lui e siamo ancora in buoni rapporti. L'ho sentito quando c'è stato il Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo e mi ha invitato, perché lui suona la batteria in un, com in un complesso, veniva a suonare a Roma, mi ha invitato a venire a guardare il suo concerto gli ho detto di no. Non ci vado a vederla, è di Giordano che suona la batteria. E <ride> ti fa pagare pure il biglietto per andarci. <ride> Più che altro oh, devi oh, trovare oh, la babysitter. Oh, un uomo di un'intelligenza incredibile, un un incredibile, molto bravo, molto scafato. Io sono stato arrestato in Inghilterra quando correvo con lui per eccesso di velocità. No. eravamo in macchina io ed Irvine che eravamo stati a una festa a Londra tornando da Londra a Oxford poi vi, se volete vi racconto anche di Irvine che è venuto a vivere con me a Oxford perché aveva finito i soldi oh, eh, e io ero con la mia Peugeot 205 GTI 1009, largata a Ancona a Londra No, naturalmente, non bevevamo niente, eravamo a stemio. Io ero stemio, però, comunque mi hanno fermato <ride> per eccesso di velocità e mi hanno arrestato. Oh, quindi, io dal, dal commissariato di polizia avevo una, una sola telefonata da fare. Chi chiamo? Chiamo Eddie Jordan. Ero a Londra. Eddie Jordan era la mattina presto e lui gli spiego la situazione. E mi fa: Ok, fammi parlare con qualcuno lì, questo poliziotto sì, si, sì, yes, yes yes, yes, yes chiuso il telefono, Dico, cosa ha detto? mi ha detto di tenerti dentro e questo è di Jordan è... gli ha detto di tenermi dentro e basta perché lui era domenica mattina e lui non voleva sapere un <ride> cacchio <ride> un personaggio Guarda, è un per... da, dalla chat dicono, immaginavo cosa combinavano insieme i due Eddie, Eddie Jordan e <ride> chiaramente Eddie Irvine su irlandese no, uno spettacolo uno spettacolo esatto franz sono giusto contentissimo di averti chiesto questa domanda perché è uscito veramente l'acqua qualunque e sicuramente andremo poi anche a allargare anche perché ci hai lasciato un po con la parentesi aperta verso Eddie irvine però comunque eh, ti chiedo, la tua carriera in Formula 1, tu hai fatto parte nel 92, ovviamente con, eh, con March, e poi nel 93 ti riunisci con Eddie Jordan, eh, hai firmato come collaudatore, poi fai anche una gara in Portogallo. Se uno fa un passo indietro, che sia eh, di qualsiasi generazione, comunque guarda quegli anni e vede che tu eri presente nel paddock con piloti, leggende come Mansell, Prost. Cenna, Schumacher e tantissimi altri assolutamente da non dimenticare. Io ti chiedo, la Formula 1 di quegli anni, com'era, come l'hai vissuta tu da pilota e se hai ovviamente degli aneddoti legati a quel parco enorme di piloti leggendari che facevano parte della Formula 1 di quei grandi anni? Allora, la, la Formula 1 di allora era... Uh, fatta da personaggi allora mitologici perché adesso è tutto più veloce come in tutti gli sport si comincia prima e si finisce presto no? sono pochi quelli alla Alonso o alla Hamilton che fanno 15 anni no? invece allora tu avevi personaggi come quelli che hai citato tu che erano lì da tantissimi anni che lottavano per il mondiale da tantissimi anni quindi quando io sono arrivato Formula 1 mi sono trovato a correre con personaggi che co erano già in lotta per i campionati del mondo quando io correvo in kart, quindi che andavo un ragazzino quindi mi sono trovati i miei idoli a, a, a correre in, in pista con me, quindi l'ho vissuto è stata una cosa molto molto forte e emozionante erano dei personaggi forti, tosti ricordo che quando ho fatto il briefing il primo briefing di Formula 1 eh, Spa l'unico che è venuto da me a dirmi benvenuto in Formula 1 è stato Ayrton Senna. Eh, Senna però è anche quello che in qualche modo ha segnato per due volte per due volte in modo negativo le mie performance e la mia parentesi in Formula 1 non per colpa sua per una serie di coincidenze e se volete ve ne racconto anche no? perché sono certo. allora eh, io a Monza che era la seconda la terza gara che ho fatto non ricordo a Monza ero molto competitivo con la marcia molto competitivo cioè avrei lottato in qualifica per entrare nei top 10, 12, 13, questa era la mia posizione con una macchina che non era abituata a stare in, quei, in, quei, in quelle posizioni. Cosa è successo? È successo che eh, in qualifica del venerdì eh, praticamente io faccio il mio tempo molto buono e devo rientrare ai box per montare le gomme nuove che mi avrebbero permesso di fare un salto in avanti molto importante Ora, torniamo alla differenza di prestazione che c'era tra una macchina e l'altra allora, erano enormi io arrivando a Sky, guardo gli specchietti e vedo in lontananza l'arancione di una McLaren ma molto lontano, un piccolissimo puntino io non stavo andando fortissimo perché dovevo rientrare i box e quindi faccio la mia scari diciamo al 60-70% non al 100% pensando di avere tutto il tempo per uscire dalla scari e lasciarlo passare invece cosa succede? che in uscita dalla scari guardo lo specchio e avevo Senna dentro i miei tubi di scarico quindi gli ho rovinato il suo giro era il venerdì inizio qualifiche quindi non è che fosse la fine del mondo però cosa è successo? che lui mi ha affiancato mi ha guardato negli occhi si è appoggiato ha fatto un gesto di stizza si è appoggiato con la sua gomma posteriore sulla mia anteriore un gesto tipo quello di Vettel con uh, Hamilton leggera toccata proprio la classica cosa da dire, non farlo mai più, via. Io lì ho fatto una scelta, anziché rientrare in box e montare eh, le gomme nuove, ho fatto un altro giro per vedere che fosse tutto a posto. Considerate siamo nel 92, non c'è tutta la telemetria, tutti i dati, adesso chiedono la, ti dicono quanto carico hai perso a destra, a sinistra, sull'anteriore, posteriore, non era così allora. Quindi mi sono fatto un altro giro, con le gomme vecchie e nel frattempo si erano raffreddate, ero stato fuori, fuori traiettoria. Morale, arrivata alla seconda di Lesmo, che si faceva in pieno al limite, proprio al limite, io ho picchiato la macchina e ho distrutto la macchina. E ho distrutto l'unico alettone anteriore evoluto che c'era. L'altro ce l'aveva Wendlinger. E quindi il sabato ho qualificato e poi la domenica ho corso con un vecchio vecchio modello della Lettone e ho compromesso le, la mia gara, e questo è il primo episodio che riguarda Senna, secondo nel 93, quando ho corso con la. Vado avanti, eh, se non vi sto annoiando, <ride> no, 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 prego, prego nel no. 93, quando ho fatto l'unica gara di quell'anno con la Jordan, è successo che. Eh, ho avuto un problema tecnico sulla mia macchina che non aveva il motore da qualifica. Io non avevo il motore da qualifica, mentre Barrichello, che era il mio compagno di squadra, aveva la macchina per il sabato con il motore da qualifica. <coughs> la mia macchina ha avuto un problema tecnico, l'abbiamo dovuta fermare a metà qualifica. Di Jordan, e lì è stato veramente un signore, devo dire, mi ha detto: Guarda, facciamo così: faccio finire Barrichello prima, tu sali sulla macchina di Barrichello e ti fai la qualifica con la macchina di Barichello quindi così è stato fatto Barichello anziché usare tutto il tempo della qualifica allora c'era un'ora e mezza non è che è come adesso comunque ha fatto le sue qualifiche è rientrato, mi hanno cambiato il sedile e, eh, io sono, hanno cambiato il musetto con i numeri eccetera eccetera mi hanno messo i miei numeri e sono uscito con la macchina di Barichello per finire la qualifica Naturalmente stavo scomodissimo perché il varichello è basso, basso, c'avevo i pedali, stavo, non era la mia macchina, però eh, cacchio, avevo un motore con 100 cavalli in più, cioè, si sentiva boom, cioè, mi sembrava un altro mondo. Quindi avevo solo uno shot a disposizione, due giri con le gomme nuove, perché poi finiva. Quindi sono eh, uscito con queste gomme, ho fatto il giro di lancio, quando sono arrivato sul rettilineo, ero all'estoril. Per partire con la gomma eh, pronta e usciva Senna dai box con le gomme nuove. Allora c'erano gli adesivi sulle gomme, <coughs> si vedeva che erano. Io ho visto le gomme nuove da lontano e ho detto: sì. Oddio, questo adesso cosa faccio? Cosa combino con questo? Considerate che io ero nel mio primo giro di qualifica con una macchina che non avevo mai guidato, quella di Barrichello, con le gomme nuove, unico, unico shot che avevo. Quindi sono andato dentro come un boy alla prima curva, seconda, alla terza curva, fino a che lui stava scaldando, era nel giro di, l'ho raggiunto. arrivato alla staccata della curva 7, mi pare. Lui non, ha, dato, non, non ha, ha visto nello specchio, perché io ho visto gli occhi che mi ha visto, ma lui non ha, ha lasciato spazio perché allora funzionava così. I top erano i top, gli altri dovevano non rompere le balle e io invece ci avevo provato a entrare perché mi spiega quel giro, e quindi ho fatto una bloccata per non centrarlo: ho fatto una bloccata della miseria, un dritto e ho piantato la macchina nella ghiaia. Fine delle qualifiche. Considerate che ero a metà giro ed ero due decimi sotto il tempo di Barrichello, che allora era una star. Certo. Quindi io mi sono giocato l'opportunità di, di battere Barrichello con la sua stessa macchina nella mia unica gara la Jordan che avrebbe comunque cambiato un po la dinamica questa cosa qua la racconta Enrico Zanarini in un, in un suo racconto nel suo blog molto bene perché lui è bravo a scrivere eccetera e, ed è un episodio che comunque ha segnato la mia carriera in Formula 1 in modo determinante direi è pazzesco incredibile siamo, penso che siamo tutti senza parole nel Aver sentito questi, questi racconti dal, dal tuo punto di vista è, è fenomenale, è fenomenale, facciamo fatica ancora, io faccio fatica ancora a elaborare tutto questo ma mi lascia già con, un, con, con una pienezza d'animo e pensare che abbiamo ancora altre cose da, eh, da farci dire da te Emanuele. Se volete vi racconto anche di, di Schumacher. Ah, beh, vai, vai. Visto, che siamo, visto che siamo qui, fatto 30, facciamo anche 31, Emanuele. No, perché, sicuro. siccome parliamo di grandi campioni, no? so che piace sapere un po' in retroscena dei grandi campioni, Schumacher, è uno con cui io correvo in kart Eravamo ragazzini. Quindi quando ci siamo ritrovati in Formula 1 nel 92, appunto, ma più nel 92 nel 93 è successo che ci siamo ritrovati abbiamo fatto la quella gara che ho fatto proprio quella dove c'è stato questo episodio qui abbiamo fatto una conferenza stampa che eravamo seduti vicini e abbiamo iniziato a parlare e abbiamo scoperto che eravamo vicinissimi di casa a Monte Carlo cioè nel palazzo uno di, palazzo uno di fianco all'altro senza saperlo e quindi ci siamo detti vabbè dai sentiamoci che poi dopo ci vediamo quindi siamo, abbiamo iniziato a uscire io con mia moglie, lui con sua moglie, e siamo andati a cena fuori diverse volte. E, e praticamente, eh, durante una cena, Francesca, mia moglie, dice: Guarda, che noi stiamo cercando, cerchiamo un cane, un dalmata. Ci piacerebbe trovare un dalmata. Il giorno dopo Schumacher ci ha portato il dalmata. Cucciolo. Quindi, io ho avuto per 16 anni un cane dalmata che si chiama Max, regalato da, eh? da, da Schumacher, che nel frattempo, poi è diventato pluricampione del mondo, eccetera, eccetera. E non solo. Lui è venuto fuori che lui cercava un appartamento più grande rispetto a quello dove abitava, e nel pianerottolo dove abitavamo noi, c'era un appartamento enorme che costava una fortuna d'affitto. Io gliel'ho segnalato e lui si è trasferito nell'appartamento di fianco al nostro. Quindi, alla fine eravamo. Ti rimpettai. Piccoli aneddoti così. Di... <ride> è bello, è bello, è bello. Bello. Spettacolo. bello, bello. Queste cose alla fine escono solamente, possono uscire solamente da chi le ha vissute, da te, Emanuele, è stato veramente bello sentirle. Impressionante, impressionante. Siamo... Ti ringrazio già in anticipo. Questa live non finisce, questo assolutamente continua. Ma già un grazie enorme in anticipo dal cuore, ti è veramente, veramente dovuto. Abbiamo delle domande dalla chat di Twitch che possiamo dare a, ad Emanuele. Sì, intanto stavo appunto leggendo che molti ci stanno seguendo e stanno anche salutando. Quindi e, e, ti esorto appunto a non interrompere i tuoi racconti perché chiaramente fanno tanto piacere. Non sono cose che si trovano sui giornali, ormai, no, o meglio, molto difficile trovarle. Quindi sono appunto cose veramente chicche. Quindi, niente, c'è Andrea Viani che chiede: Qual è il ricordo che ti rende più felice se ripensi alla tua carriera sportiva? Eh, non vorrei che si facesse un po' confusione con la domanda che ti avevo fatto inizialmente io, però se ti di rispondere. No. Ah, no, Beh, allora, Felice, eh, io penso ancora eh, sia la vittoria del campionato italiano di Formula 3 nel 1988. Okay. Perché ero ancora un ragazzino, perché avevo 20 anni, però lì, vincendo il campionato di Formula 3, ho avuto la consapevolezza di poter fare... Il pilota di professione, perché tu finché non arrivi a un certo punto da dire ma che sarò in grado di farlo, le, le circostanze, le situazioni mi porteranno a fare questo di mestiere, sei sempre lì con il dubbio se è una roba passeggera o no. Quando ho vinto il campionato di Formula 3 nel 1988, a 20 anni. Prima di tutto la soddisfazione di poter di aver ricambiato anche tutta la fiducia che mio padre aveva riposto in me, mi aveva aiutato, mi aveva portato lì, è stata un po' una, una liberazione da quel punto di vista e ho avuto la... è stato il momento in cui ho capito che quello sarebbe stato il mio lavoro e quindi lo ricordo come un momento cruciale della, della mia carriera, molto felice. Bello, bellissimo. Eh, chiaramente avendo vissuto... Tante esperienze su, sia su ruote coperte che scoperte. Chiaramente eh, fa, piacere sentire, fa piacere sentire questo, ciò che ti ha reso veramente felice. Eh, nel contempo mh, mi chiedono anche: Ma io questa cosa già te l'ho detta, te l'ho chiesta dietro le quinte se hai mai provato un eh, simulatore di guida. O... E qui mi aggancio poi a, ad altre domande che ti farò a breve. A te la risposta, chiaramente. Chiaramente no, di quelli giusti, come ce l'avete voi, no. Ho molti amici che lo fanno. Mimmo Schiattarella, che è stato mio compagno di squadra per molti anni ed è un mio fraterno amico, addirittura lavora nello sviluppo di simulatori è uno, credo, forte in quel campo. Ma anche Gianni Morbidelli è uno che si dà da fare con, con questo. Quindi ho tanti amici che lo fanno. Io, anni fa, quando nel 2009 ho fatto la mia ultima gara, ho fatto una scelta di staccare la spina con il mondo delle corse, non a livello di passione perché ce l'ho ancora molto forte. Però mi sono staccato pensa che non sono più andato io avrei il pass permanente per andare alle gare di Formula 1, per andare a tante gare. non sono più andato a vedere gare, niente, ho proprio fatto un passo indietro. Ho dei progetti tornare in qualche modo però adesso, negli ultimi anni proprio mi sono, mi sono allontanato dal mondo delle corse lo guardo da puro spettatore ok ok e eh, vabbè eh, ci sono delle motivazioni sicuramente che ti hanno portato a questo eh, sono scelte di vita chiaramente magari si è coinvolti anche in altro quindi ci sta però quello che è la passione penso che poi eh, arda sempre dentro chi chi chiaramente lo vive il mondo, ha maggior ragione di chi l'ha vissuto all'interno all come te. Quindi, Guarda, ti dico, faccio, ti dico una cosa buffa. Io ancora oggi che ho 56 anni, quando qualcuno mi chiede che lavoro fai, la prima roba che mi viene in mente di, di distinto il da dire: è il pilota, Quindi, cioè, il pilo uno che fa, ha fatto il pilota per 30 anni come me. Resta io finché non, non morirò, sarò un pilota. Mi sento un pilota, poi faccio dell'altro perché devo fare dell'altro perché non posso più fare il pilota, però io mi sento un pilota. Fatene una ragione, ma... <ride> Assolutamente, fatene una ragione. Vorrei poterlo dire anch'io, quindi eh, in realtà così non è, quindi <ride> facciamo così. Sono un sim racer, ecco, <ride> nel mio caso, nel tuo caso, tanta ammirazione. Okay. E, quindi un'altra... Eh... Adesso, chiaramente facendo dei passi avanti eh, nel mondo che, il quale ci lega in questo momento storico, eh, ci, ci lega tantissimo a te, è appunto quello del, del superturismo, ma ancora prima, nel 95, eh, se, eh, fonti non mi tradiscono, se le fonti non mi tradiscono, eh, so che hai avuto un incidente abbastanza grave al Paul Ricard, eh, se ti va di raccontarlo chiaramente e poi allacciandoci a questo anche cosa ne pensi della sicurezza in auto tu che comunque hai vissuto gli anni 80 e 90 e anche 2000 quindi comunque un'esperienza abbastanza grande cosa ne pensi e come hai vissuto questa evoluzione? Parto dal discorso della sicurezza, beh sono stati fatti avanti, passi avanti incredibili già, già quando correvo io in formula Correvamo con le monoscopiche in carbonio rispetto a qualche anno prima che si correva con le monoscopiche in acciaio, ferro, tubolari, eccetera. Cioè ci sentivamo fortunatissimi che non c'era un morto ogni due o tre gare. Quindi già ci sembrava di correre con delle macchine iper sicure. però guardandole adesso, io leggo delle interviste. Ho sentito le interviste di Lewis Hamilton che ha provato la macchina di Ayrton Senna del 92 che ha detto che è rimasto sconvolto da quanto era difficile da guidare e che tipo di macchina era. Voi pensate che Senna ci aveva una macchina che andava a 7 secondi o 5 secondi al giro più veloce della marcia Quindi prova a pensare se Hamilton avesse guidato la marcia del 92. Cosa, cosa, cosa. Sono, cioè è cambiato tanto e la sicurezza ha fatto passi avanti enormi, più nelle formule che nelle vetture. Eh, turismo devo dire perché poi alla fine le vetture del turismo sono stati fatti passi avanti ma non così significativi come nel mondo le monoposto poi c'è tutto il discorso dell'ans dei, dei sedili mm. e qui mi riaggancio all'incidente di le che non ho nessun problema a parlarne l'incidente le castelle è avvenuto nella finale del campionato del mondo che era su prova unica del 95 noi praticamente avevamo fatto la stagione 95 con le gomme Yokohama nel campionato Super Turismo e poi eh, saremmo passati l'anno successivo alle Michelin. Quindi eh, la BMW ha deciso di farmi correre al mondiale con le Michelin. Quindi, noi siamo arrivati alle Castellé con la nostra solita macchina che avevamo, con cui avevamo fatto il campionato di, italiano con le Yokohama, ma con gomme Michelin. Quindi, Abbiamo dovuto fare tutta una messa a punto, anche aiutati da altri team del, del gruppo BMW, team tedeschi che correvano, avevano corso con le Michelin per adattare l'assetto della macchina alle gomme Michelin. Nell'ultima nell sessione, prima delle qualifiche, abbiamo fatto un cambio barra posteriore molto veloce, uh -huh. diciamo, e sono uscito a un, due minuti dalla fine delle, delle prove. Quindi avevo proprio il tempo di fare il giro, prendere il traguardo. Nel fare questo giro, qualcosa è andato storto nel, nel montaggio del, di questa barra posteriore: qualcosa è andato storto. La macchina ha ceduto, e, 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 ho, e sono uscito ho fatto un impatto contro il muro a 187 all'ora, laterale, laterale, lato pilota, 187-0. Lì si è rotto praticamente il sedile, se, se, la, siccome la macchina si è piegata sotto la, la, la scocca, il sedile che è attaccato con, le due, con i due longheroni, essendosi piegata la macchina si è spezzato il sedile in carbonio e ho avuto tutte le fratture delle costole, mi sono rotto lo sterno, una clavicola, ho avuto un pneumotorace, motorace, sono stato... In fin di vita sono stato in, in ospedale quattro mesi, ma i primi, i primi giorni in rianimazione, quindi è stato molto pesante. Però alla fine quello che ha causato tutti questi danni è la rottura del sedile. Mm -mm. Forse oggi con le tecnologie di adesso non si sarebbe rotto, quindi sono stati fatti passi certo. avanti sicuramente importanti. In che punto, se ti posso chiedere, sei uscito fuori? curva prima del rettilineo del traguardo alle Castellet quella che Nella, la tour diciamo la curva della tour che poi se, se, che mette nel box sì porca miseria ragazzi È leggermente diverso rispetto ad adesso ma quella curva lì è cambiata sì sì sì, sì, sì sì mamma mia sì. Oh, impressionante grazie poi... se posso eh. un attimo intromettermi no volevo chiedere una cosa veloce eh, se dopo l'incidente hai pensato per caso di di smettere comunque ho avuto dei ripensamenti no oh, mai pensa che io allora quella era l'ultima gara del 95 poi finiva la stagione io mm -hmm. mi sono fatto quattro mesi di ospedale ho avuto problemi seri perché mi si è chiusa una vena la suclavia la, la vena suclavia è una vena difficilissima da raggiungere perché è in profondità quindi o si passa da sotto o si passa da sopra comunque per arrivarci bisogna Spostare dei nervi e potrebbe compromettere la mobilità del braccio, quindi abbiamo dovuto fa creare dei circoli collaterali attraverso una serie, cioè, ho avuto delle complicazioni importanti. In quei quattro mesi, però, non c'è stata nessuna attività. Il team, il mio team, è riandato in pista. Questo è successo a ottobre, novembre, a febbraio c'era il primo test in pista a Vallelunga. Io fondamentalmente sono uscito dall'ospedale senza essermi mai allenato, andato a casa che facevo fatica a camminare. Tempo 8-10 giorni mi ero ripreso abbastanza. Era il test a Vallelunga, quindi il primo test della stagione. Sono andato come se niente fosse. Quindi ufficialmente, quelli da fuori, i miei competitor, hanno visto l'ultima gara al mondiale e mi hanno rivisto al primo giorno di test come se non fosse, non fosse... in realtà nel frattempo io ero stato sempre in ospedale tranne otto giorni, sono salito in macchina e ho fatto i miei test a Vallelunga Lunga. Finito, finito il test di Vallelunga ho chiamato a casa mia moglie, la quale mi dice, come è andata? Come andata? Com andata? Io dico, ma come è andato cosa? Perché era un test normale, cioè era un giorno... io non mi ricordavo più nemmeno che venivo dall'incidente, capito? Per me io ero già entrato nella stagione 96, come è andato cosa? Come sei stato? Sì, sì, sono stato benissimo. Cioè, per me era già passato. Finito chiuso, ma questo non è, sono io cioè, questi, i piloti sono così. Cioè, basta, sali in macchina e finiamo piloti da altri tempi. altro che era nel <ride> 96. Ho fatto la pole position, sì, sì, pole. grazie. Ah, ecco, <ride> giusto. <dubbi> però. <ride> Grandioso. Si dice sempre che Beh. i campioni hanno la memoria corta per cui. Effettivamente il lasciarsi subito alle spalle e poi avere sempre negli occhi l'obiettivo, e poi è importante, importante assolutamente per, per poi aver ricominciato come hai fatto tu, e sicuramente se eh, a non smettere, sei riuscito ad arrivare al 1997, l'anno che ti ha visto vincere il campionato super turismo, un anno in cui la tua stagione è stata da dominatore perché hai fatto 10 vittorie, 18 podi su 20 gare e sei stato in cima alla classifica sin dall'inizio del campionato. Qui la domanda che penso aspettino un po' tutti, visto che il mood generale di Italia Racing Team in questi, in questi giorni, in queste settimane è proprio quello sul super turismo, raccontaci un po' questo campionato che ha segnato veramente un'epoca del motorsport italiano, dal tuo punto di vista, soffermandoti particolarmente su questa dolce e felice stagione 1997 che si è coronata con il tuo titolo di campione. Allora, tutto parte dal 96, perché il ciclo in realtà è questo, 96, 97, 98 e 99. Allora, sono stati quattro anni in cui noi come BMW siamo stati sempre molto competitivi. Io in particolare... Sono stati anni in cui ho lottato per il campionato, 96 perso all'ultima gara, 97 vinto da dominatore, 98 perso all'ultima gara, 99 perso all'ultima gara, quindi sono stati anni dolorosi. Tolta la pausa 97, che è, è andato tutto liscio, non ci sono stati problemi, eccetera. 96 ho perso il campionato perché ho preso una bandiera bianco-nera. Quindi, no bianconero scusa uno stop and go all'ultima gara di Vallelunga immeritato non lo dico io lo dicono tutti quelli che erano presenti e anche quelli che correvano in pista con me eccetera uno stop and go immeritato che mi è costato il titolo nel 96 quindi già il dominio era iniziato l'anno precedente 97 tutto liscio poi dopo se volete vi racconto anche un po' come, come è andato 98, io ho perso il campionato perché in Alfa, tanto queste cose le dico, le, le dico perché le penso e sono pronto a dirle anche in faccia a Nicola Larini. Larini a un certo punto nel 98 è stato... Eh, convinto dal, dal, Dall'Alfa Romeo di, di, ad aiutare Giovanardi per la, per la conquista del titolo e l'ha fatto molto bene e, e ha fatto lo scudiero. Ma ha creato una montagna di problemi che mi ha portato a perdere quei punti. Che poi all'ultima gara mi hanno ha fatto perdere il titolo. Nel 99 non ci si è messo la linea, ha sempre fatto il suo lavoro da scudiero, però avrei comunque vinto il titolo. Alla penultima gara a Vallelunga io bastava, ero quarto, a pochi giri dalla fine mi bastava arrivare quarto, con quel quarto posto andavo all'ultima gara di Vallelunga che mi bastava prendere credo 3-4 punti, che vuol dire arrivare decimo, ottavo, no? in due gare, Nella gara 1, tra gara 1 e gara 2 mi bastava fare 4 punti e ero campione italiano, quindi io con quel quarto posto di Monza, di gara 2 di Monza, Andavo via tranquillo, invece lì è successo che De Simone, il mio com amico compagno di squadra che stava dietro di me al quinto posto, <ride> ha perso la macchina alla prima staccata, la prima variante, si è girato e mi ha centrato e siamo finiti fuori tutti e due. E poi a Vallelunga e Giovanardi ha vinto, e a Vallelunga ho perso il campionato. Quindi sono stati 98-99 episodi negativi che mi hanno fatto perdere il titolo. 96, un. Un errore, eh, diciamo, da parte della direzione gara. Quindi ho capito molto bene cosa ha passato Hamilton eh, quando ha perso il titolo all'ultima gara per un errore della direzione gara. E, e poi invece nel 97 è andato tutto liscio dalla prima gara e non, non i miei meccanici all'ultima gara mi hanno detto che non hanno trovato un graffio nella macchina in tutta la stagione quindi no. è stata veramente affilato tutto liscio dominio dominio ma tu hai parlato poc'anzi del vilarini um, che ha fatto da scudiero a giovanardi <coughs> e tu avevi de simone con il quale avevi un rapporto un bel rapporto di amicizia alla fine quindi per quello che ci ha raccontato poc'anzi de simone è ti faceva da scudiero oppure eravate lì a giocarvela anche lui voleva primeggiare perché comunque ha avuto risultati un po' meno importanti rispetto ai tuoi c'era sempre ah, lui, un passetto indietro eh, sì. no, nel 97 eh, no, non, è, non è servito niente perché non avevo bisogno di aiuto e non c'è stata occasione nel 98 e nel 99 lui ha fatto quello che poteva però nel superturismo è inutile nasconderselo, non è che puoi fare più di tanto se vuoi correre in modo corretto, perché se c'hai dietro uno che va un po' più forte di te e vuoi correre in modo corretto, quello ti passa, perché già non c'è verso. Quindi quello che io ho lamentato con quelli dell'Alfa Romeo è che Larini ha fatto delle cose che andavano un po' al di là della correttezza. Però Larini, attenzione, è uno fortissimo, cioè non è uno da scudiero, Larini è uno da pilota titolare, cioè uno forte un bel po'. Quindi se, se fosse stato uno scudiero di quelli mh, da scudieri... Probabilmente io me la sarei cavata anche con uno che cercava di fare un po' le cose scorrette, invece Larini è uno con le, con le palle, quindi eh, cioè, non è, se è uno che se si decide che no, non ti faccio passare a costo di essere scorretto, non passi con uno come Larini, capito? E, e lui quello ha fatto in diverse occasioni che erano cruciali per il campionato e ha fatto bene il suo lavoro, tant'è che non l'hanno mai squalificato, non ha fatto niente, però l'ha fatto in modo pesante. Cosa che De Simone per, per, non, sta, non si è trovato nella condizione di poter fare e forse non è neanche nel carattere suo farlo, perché lì veramente bisogna andare un po' oltre i limiti della correttezza. Hai parlato di mh, squalifiche, di interventi, eventualmente della direzione gara e quant'altro eh, per quello che è la mia conoscenza, il mondo del motorsport è cambiato eh, da questo punto di vista. Non mi va di dire si è evoluto, ma è cambiato. E quindi ti chiedo, secondo te è cambiato? Perché si vede che oggi sono molto più pronti a segnalare, a ricevere segnalazioni, quindi la direzione gara è molto più presente ecco, rispetto al passato dove c'era più lasciamo correre. Ecco. Non so se la vedi anche tu così. Sì. Allora, in certi casi lo vedo... Che si, si è andati un po in eccesso da questo punto di vista ci sono delle volte che veramente dici ma di cosa stiamo parlando cioè siamo in pista si sta correndo ma di cosa stiamo devo dire che ai, al, ai nostri tempi e parlo di adesso in questo caso del campionato super turismo certo. degli anni 90 eh, era un po anche esagerato dall'altra parte perché non c'erano regole. Allora, l'unica regola che c'è tra i piloti, eh, perché poi anche lì va, dovete sapere in modo che noi piloti professionisti lo sappiamo, chi con chi hai a che fare, quando sei in pista, tu sai chi è quello che hai davanti o quello che hai dietro, lo sai perfettamente, se è uno che ti fa scorrettezze, se è uno duro, se è uno morbido, non ci sono mai sorprese, è così. La regola di, non scritta da nessuna parte è quella di non spingersi in frenata eh, da dietro. Quella è la roba che non si fa. Spingersi da dietro non si fa. Una volta quella tutto era valido. Tu <ride> potevi... Oh. E a noi. Eh, alla, alla nostra epoca, tu quando arrivavi staccata, era sufficiente mettere 10 cm di muso di fianco alla macchina con cui stavi lottando, che l'altro non aveva più il diritto di chiudere la traiettoria fondamentalmente. non aveva la, la macchina intera di vantaggio, bastavano 10 cm, lui non poteva più chiudere a livello regolamentare, non poteva più chiudere. Quindi, cosa succedeva? Che o lui non ti lasciava lo spazio e quindi doveva frenare molto all'interno e tu avevi tutto l'esterno per poter andare a frenare, oppure se lui stava un po' in centro, eccetera. tu avevi comunque quello spazio, anche mettendo due ruote sull'erba, per mettere sti 10 cm dentro, in staccata. Quindi tu voi immaginate in fondo al Mugello, la staccata in fondo al Mugello, che se non ci sei arrivato ad affiancarlo, però c'hai la frenata, questo frena e tu c'hai lo spazio per mettere la macchina, tu cosa fai? Ce la metti, e poi come ti fermi? E ti appoggi, mm -hmm. non c'è un altro modo, ti devi appoggiare mm -hmm. contro questa era la regola, lo fai te, lo fa quell'altro, lo fa quell'altro e quindi era, perché c'erano le sportellate, specchietti che volavano eccetera? Perché se non... Era il modo per fermare la macchina per non andare dritti, però andavi a comunque a mettere un'ipoteca un sul sorpasso forse anche questi duelli rusticani ci hanno fatto innamorare di questo sport eh, e quindi la bellezza di questo, eh, questa prepotenza quasi nel voler passare però le regole alla fine c'erano quindi eh, chi le rispettava di più chi di meno però alla fine c'erano, ecco, molto più blandi rispetto a oggi quindi gra grazie per avermi risposto Porco? e una... vai, <coughs> vai Andrea. ah sì. no, volevo solo se c'era un qualche episodio Particolare che ti è rimasto impresso nel super turismo con qualche pilota che hai detto: no, questo qua dentro tra di noi non ci può stare, sì, sì. e me lo ricordo molto bene. Eh, nel eh, adesso, 2000 direi 2000 a valle lunga credo l'ultima gara della stagione, eh, Tarquini che correva con la Honda ed era ospite del campionato perché non, corre, non era, era venuto solo per quella gara, ma tamponato da dietro alla curva semaforo, mi ha buttato fuori. Quello è un episodio che mi è rimasto molto, perché in quella gara avrei potuto lottare per la vittoria. Uno che viene ospite del campionato, non è in lotta per il campionato e fa, può, ci può stare che eh, però che fa una scorrettezza del genere, non glielo ho mai perdonato e continua a dirglielo tutte le volte che l'incontro. Che eh, ci una credo, sì, sì, è normale. Non mi è piaciuta quindi quello è uno, ma ce ne sono stati molti di episodi tosti, duri però nel 99% dei casi sempre con grande rispetto naturalmente le, le botte più grosse me le sono date con Giovanardi con Giovanardi era veramente era regole all'ordine del giorno no, vi voglio dire che è un po' divertente penso farvi capire come io ho fatto uh, sette anni di superturismo a livello Agonistico con, con queste regole. Quindi si lottava con il contatto fisico era la norma. Però facevo anche 70-80.000 km all'anno in macchina, perché la, la famiglia, avevo la famiglia sparsa tra Monte Carlo, Verona, Ancona, ero sempre in giro, quindi guidavo molto per strada. Cosa succedeva? Che eh, ero talmente abituato ad appoggiarmi alle macchine che in autostrada quando qualcuno non si spostava io sopra pensiero lo spostavo e ho avuto anche ho avuto due denunce dai carabinieri perché questi hanno preso il numero di targa e sono stato convocato dai carabinieri per episodi gravissimi ma lo toccavo appena a me mi sembrava una roba più semplice del mondo spostati che devo passare e dopo invece pensandoci no in autostrada non si fa eh, però era diventata talmente routine che per me era diventata ah, deviazione professionale possiamo dire bellissimo. bello bello grazie per, per questa chicca quest'altra chicca Emanuele un'altra cosa è che chiedono da twitch se Audi ha mai provato ad ingaggiarti ma eh, chiaramente in quegli anni d'oro del super turismo no oh. Non abbiamo, ho parlato con Alfa Romeo, avevo parlato con Peugeot, avevo avuto contatti con Volvo per andare in Inghilterra, ho avuto diversi contatti con altre case, ma mai con Audi. Okay. Ma Audi okay. è molto chiusa con i suoi piloti. e Infatti pochi piloti BMW sono passati in Audi e non italiani. Ok, ok, chiaro, chiaro. E poi legandomi a questo discorso, a questa domanda che hanno fatto appunto... Da Twitch eh, ti chiedo. Parlo, Dai, scusa, sono vai. passati in Audi da BMW, di, intendo dire da BMW in Audi. Da BMW in un Audi. Con rispetto eh, tra le due case. Esatto, esatto. E appunto a proposito di case costruttrici, eh, dualismi eh, chiaramente tedeschi, italiani e quant'altro, ti chiedo da italiano come vivevi il dualismo con Giovanardi o Larini che sia chiaramente perché tu guidavi una BMW ufficiale e eh, invece Giovanardi. Eh, o Larini stesso, comunque, erano piloti italiani su auto italiana, quindi eh, quello che oggi chiaramente si cerca anche in Formula 1, magari l'italiano su, sulla Ferrari, o comunque è sempre stato così chiaramente no? questo dualismo Italia-Italia. Tu come lo vivevi guidando un'auto tedesca eh, ti faceva differenza oppure per te era assolutamente indifferente? No, chiaramente il tifo in generale era per l'Alfa Romeo in Italia a tutti i livelli, quindi diciamo i tifosi BMW erano. Tifosi perché tifavano per me o per la vaglia o per cecotto, legati al pilota, non al brand. In Italia, sì. mentre sì. per, per l'Alfa Romeo c'era proprio l'amore per i, i colori al ed, ed è comprensibile. però io non ho mai avuto nessun rammarico, anzi, io sono sempre stato molto felice, orgoglioso. Mi sono reputato fortunato di poter lavorare con la BMW perché è stata un'esperienza molto forte perché dietro ci sono, ci sono diciamo lavorare con la motorsport perché poi le, 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 le macchine del superturismo nascono nel reparto motorsport di monaco uh -huh. che è uno dei reparti corsi più prestigiosi al mondo eh, molti team di formula 1 io penso che il, il motorsport di BMW, sia poi dopo Audi ha creato anche lei il suo gruppo, dove poi ha fatto la 24 ore di Le Mans per tanti anni, eccetera. Sicuramente molto prestigioso, però lavorare ufficialmente per una casa come la BMW nel reparto motorsport con ingegneri tedeschi, eh, perché poi noi avevamo sempre gli ingegneri tedeschi che venivano in pista con noi anche nel campionato italiano, è stato un. Um, era la cosa più vicina al mondo della Formula 1 che tu potessi fare in quell'epoca. Ok, ok. Ma ah, ti sarebbe piaciuto eventualmente guidare un Alfa Romeo per questo motivo? La 155 o la 156 che sia? Ti ha mai attirato la cosa? Solo per provare, forse per gusto? No, perché sai perché, ti dico anche perché. Perché mi rendo conto che io ho, ho, mi ero specializzato con la trazione posteriore, poi Giovanardi ha fatto il contrario, è andato a guidare guidarla BMW e non si è trovato bene, perché erano due mondi completamente diversi, quindi tu devi prendere atto che c'era chi era, si era specializzato con le quattro ruote motrici, chi certo. si era specializzato nell'anteriore e io ero specializzato nel posteriore, quindi non avrei voluto andare a provare, a mettermi in competizione con chi aveva fatto 5, 6, 7 anni di trazione anteriore, devi ripartire da zero, comunque c'è bisogno di un anno o due di apprendistato, non era semplice, quindi io mi sono tenuto stretto alla mia trazione posteriore e non mi sono mosso da lì. Ok, ok, quindi per specializzazione condivido la tua scelta, che okay? io preferisco le trazioni posteriori, dico quelle con la trazione nel lato giusto. Eh, detto questo, ti chiedo anche mh, quale auto ti darebbe più soddisfazione guidare oggi? Eh, una BMW 320 del 96, 97, insomma 98 oppure una BMW 330 del BTCC odierna? Intendo qualora. Fosse, eh, fosse possibile chiaramente, quindi con tutta la tecnologia di oggi, oppure un'auto un po' più eh, grezza, diciamo così, dell'epoca? Quindi, cosa ti piacerebbe se avessi l'opportunità? Io, io sono un fan della tecnologia, quindi per me ogni anno le macchine migliorano, anche se poi sono meno spettacolari, dicono meno difficili da guidare, ma io non, non credo a questa cosa perché. Io credo che tu puoi fare il campionato uh, regionale di, uh, delle 500 o oh, il campionato del mondo di Formula 1, è tutto difficile, cioè per vincere devi dare il massimo, c'hai cioè comunque il competitor giusto, c'è cioè chi in ogni campionato è, è complicato primeggiare. E... Uh, Così come guidare le macchine degli anni 50 sarà stato estremamente complicato, io ho guidato quelle degli anni 90 e mi sentivo fortunato rispetto a quelle degli anni 50 e quelli che guidano le macchine adesso hanno milioni di difficoltà con l'elettronica. Cioè, quindi non, il livello di difficoltà per me non cambia con il cambiare delle tecnologie. È sempre difficile, è sempre complicato per motivi diversi. Però io sono un fan della tecnologia e per me le macchine moderne sono le migliori rispetto a quelle degli anni passati. Poi ne beneficia lo spettacolo? No, perché sono tutte più livellate, quindi c'è meno spettacolo, però la macchina intesa come mezzo tecnologico è sicuramente evoluta ed è il il quello che c'è oggi sul mercato è il meglio che c'è, quindi mi piacerebbe provare una di queste ok, ok, preciso e esaustivo nella tua risposta, intanto alla chat dicono bravo Emanuele, alla faccia di chi dice che ormai i piloti non fanno nulla non, non fanno nulla e che non faticano quindi è proprio vero, comunque per esprimersi al massimo, o guidi un carretto o guidi una Formula 1, comunque devi dare il massimo per primeggiare assolutamente d'accordo su questo e... è tutto io... dimmi è tutto... è tutto, vincere è difficile in qualsiasi categoria non... assolutamente e detto questo io eh, ti faccio un'ultima domanda da parte mia se hai mai pensato di correre nel DTM così come appunto si è messo in discussione Larini di cui abbiamo parlato poc'anzi portando poi dei successi in Alfa Romeo quindi in quegli anni d'oro del DTM anche perché poi sappiamo che per i costi elevati il DTM insomma si è trasformato in ITC eccetera eccetera comunque sia nel DTM se hai mai pensato di sei stato mai invitato oppure non so No, no, perché il periodo in cui ho corso io la BMW non era presente nel DTM perché faceva il superturismo e quindi non, non, non ho avuto questa opportunità. Ho avuto invece in quegli anni eh, la possibilità di correre in Formula Indy, che è una cosa che sanno in pochissimi. Allora, vi racconto questo velocemente. Io ero molto amico di Alex Zanardi. Sì. E quando lui dominava nella Formula Indy in quegli anni io spesso sono andato negli Stati Uniti e andavo a legare con lui sono stato, ero ospite a casa sua in Indianapolis perché lui viveva in Indianapolis andavamo a legare insieme quando lui è passato alla Formula 1 eh, quell'anno c'è stato un valzer di Posti in Formula 1 perché il suo posto l'ha preso Montoya, mi pare. Adesso non mi ricordo, comunque c'è stato un giro. Sì, sì. Orale si era liberato il posto di Max Papis che mm. correva con uh, il motore Toyota e sono stato invitato, grazie a Zanardi, a fare un test per correre in Formula Indy. Quindi ho fatto tre giorni di test eh, io e Cristiano D'Amatta era il campione della Formula Atlantic sarebbe la Formula 3000 della, della Indy e ho girato sia sullo stradale che sull'ovale quindi mi sono fatto due giorni di giri sull'ovale a 380 all'ora e, e il test è andato bene e, e ho, ho avuto anche un'opportunità concreta di firmare un contratto triennale per correre in Formula Indy sono andato molto vicino poi per motivi personali, diciamo, ho deciso di non farlo questo passo perché comunque voleva dire trasferire la famiglia eccetera eh, avevano diagnosticato un, un tumore a mio padre con sei, anni, sei mesi di vita e proprio io non me la sono sentita di, di mollare tutto, andare là, c'erano delle aziende qua da seguire quindi ho rinunciato a, a questo passaggio però pensa, dal super turismo la mia opportunità non è stata nel TTM, che è quello che ti viene in mente come fanno, ma in Formula Indy, che non c'entra. Oh, nel... boh. Vi racconto un piccolo episodio di, di quel test di Formula Indy. Ora, girare nell'ovale per noi europei è un incubo, cioè nel senso che non ci, non ci si capisce. E questo episodio che ti sto per raccontare è citato da Zanardi in uno dei suoi libri. Cos'è successo? Che... Siamo arrivati, c'era questo circuito, c'è tutti i muri intorno bianchi, perfetti, non c'è una riga, non c'è niente, tutto bianco perfetto sembra un ospedale. Io gli dico: ma, ma perché è tutto pulito? È tutto nuovo sempre? Tutte le volte è sempre nuovo? Ah no, no, qua come sbatte una macchina, loro pitturano di bianco, è tutto sempre perfetto, non ci deve essere un segno. Bene. Io mi faccio i miei giri nell'ovale per fare questo testo. Giravano in tanti, girava anche Montoya, c'erano sì. tante macchine. Cerco di essere sintetico. Come funziona nell'ovale? Tu arrivi, c'è un pezzo di rettilineo, poi c'è una curva a sinistra. La macchina è tutta settata, strana. Lo sapete, non, non va sì, da sì, i sì. Tu arrivi, la macchina è assettata. Se tu ci arrivi a 360 all'ora e, e devi rallentare. La, la velocità attesa è per entrare, non so, 340. Sì. Aerodinamica è tarata per essere giusta per 340 all'ora e tiene schiacciato e hai il grip per fare la curva certo. Il massimo dell'aderenza. Se tu rallenti di più e ci vai dentro a 330, non c'hai il carico aerodinamico, quindi la senti che scivola anche se vai più piano, ma il carico che perdi è più del, di quello che guadagnare la gomma in termini di grip e quindi scivola quindi mettetevi nei panni di uno che viene dal superturismo non guidano formula da anche se ero andato a fare un test in formula 3000 a Jerez con la prema per, per allenarmi sì. però comunque non, non avevo quindi inizio a girare, monto le gomme, vado dentro, sta cioè tu vedi arrivare sta curva che gira a U e sei a 360 all'ora, ti dice devi alzare metà gas e appoggiare un po' il freno, entri dentro e vedrai che la macchina ci sta, vedrai che la macchina ci sta e un... Insomma, io rallentavo troppo, nel rallentare troppo, ma ti parlo di 7-8 km all'ora, eh. di 7-8 km all'ora, la macchina perdeva carico quindi io la sentivo che non, non, non c'era l'aderenza e quindi la curva dopo eh, non avevo la confidenza e, 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 era un loop che non, non sentivi sta fiducia <ride> rientro ai box e non avevo fatto il tempo non, non ero riuscito a fare il tempo che dovevo fare Zanardi mi dice così il tempo non lo farai mai tu devi andare dentro e crederci di tener giù e crederci allora io gli dico, e lui questo l'ha scritto sul libro: chiama i pittori perché adesso il muro io faccio nero. <ride> Comincia a chiamare i pittori perché adesso la Infatti, sono andato dentro tenendo giù di brutto e ho fatto il tempo. Perché la macchina ci sta, perché se vai dentro forte, c'è il carico. E... Certo sempre in quel test lì rientrando ai box. Siccome ti, ti abitui ad andare a 300 e passa all'ora, cosa che per noi non è abitudine, noi abbiamo dei picchi a 300 all'ora, ma la media è bassa. Abituato ad andare a 300 all'ora, quando sono entrato ai box, la prima volta, entro ai box, mi sembrava di essere fermo, ho rallentato, mi sembrava di essere fermo, invece mi sono fermato tre box. Ho visto i miei meccanici, pensavo di essere fermo, i miei oh, meccanici oh, sono oh, 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 fermati nel team tre box avanti, perché invece ancora da oh, 150 oh, all'ora, perché oh, il nostro oh, cervello oh, va vale con la differenza oh, di velocità. Eh, poi ti abitui, sì, eh, questo è normale. Incredibile. È così, è così. Io gra Grazie ancora, Emanuele, per, per questi aneddoti che veramente sono meravigliosi. E, ci piacerebbe salutare e rivedere Sandro Zanardi per quello che è successo. Quindi, e ci fa piacere anche che vengano chiaramente venga menzionato in queste storie. E per quanto riguarda, eh, se posso, un'altra domanda che fanno da, da Twitch, ci chiedono, eh, Francesco Pellegrino ci chiede qualche aneddoto o commento su Cecotto, è una curiosità da parte di un, suo, di un suo connazionale, dice, quindi se hai qualche aneddoto su Cecotto. Allora, Cecotto è uno dei più tosti compagni di squadra che tu possa avere al mondo perché è, è, è indistruttibile era almeno io era indistruttibile tra l'altro io ho letto un'intervista di Ayrton Senna di allora che gli ha, quando gli hanno chiesto chi è stato il suo compagno di squadra più duro ha risposto Cecotto alla Toleman nell'84 oh, e capisco, capisco la cosa perché è veramente uno tosto, quando pensi di averlo passato e di essersene liberato in pista, tu guardi lo specchio, Cecotto è sempre lì, era uno eh, veramente forte, riusciva a tirar fuori il tempo sul giro, riusciva a mettere a posto la macchina, uno che pensa... Tosto, tosto. E quell'anno lì, eh, nel 96, quando ho perso il campionato all'ultima gara, in realtà la storia è stata un po' complicata perché lui... Era arrivato da campione in carica in Germania, aveva vinto il campionato tedesco l'anno prima, credo. È arrivato un po' da prima guida, diciamo, perché dove andava, andava lui era sempre leader nel, nel team. E invece, cosa è successo? Che per una serie di motivi, forse perché sono stato fortunato, non lo so. Ma arrivati a metà campionato io avevo più punti di lui, quindi la BMW a un certo punto dice ma no a questo punto tu lo devi aiutare e per lui questa era una roba che non gli andava giusto che mi doveva aiutare a fare punti che l'ha fatto tra l'altro l'ha fatto ma ha aiutato però poi arrivati all'ultima gara eh, io ho preso quella bandiera bianca nera cioè quello stop and go che mi ha fatto perdere il campionato e lui quella gara l'ha vinta <ride> e lì è successo un casino perché lui dice ha cominciato a sbattere avete visto adesso perché lui e mi è arrivato com, vincendo quella gara io non prendendo punti è, mi è arrivato davanti in campionato quindi ha vinto capello secondo Cecotto terzo io anche se io ero arrivato all'ultima gara con, in testa al campionato diciamo incredibile quindi lui ancora oggi se tu gli chiedi qualcosa dice la BMW mi ha fatto perdere il campionato perché ho dovuto aiutare che <ride> può dire giustamente il suo punto di vista bello bello Beh, bellissimo quest'altro quest aneddoto c'è anche Michele Molteni che chiede quanto era più o meno facile poter iniziare a correre anni fa rispetto ad oggi però non so oggi se tu sei in grado di rispondere lo dico già, era più facile perché servivano meno soldi, allora ne servivano tanti, ma adesso ne servono tantissimi. Poi, eh, dall'altra parte ti dico che allora non c'erano, dovevi fare tutto da solo, non ti aiutava nessuno. La Formula 1 era un, un pianeta a parte, tu, io vincevo le gare in Formula 3000, che è oggi la Formula 2, non lo sapeva nessuno, non c'erano le dirette televisive, non c'era niente. I team manager di Formula 1, tu ci andavi a parlare, diceva ma tu cosa stai facendo? La Formula 3000, ma come stai andando? E eh, ho fatto questo, cioè, non, non seguivano niente, c'era il mondo Formula 1, tutto quello che c'era fuori non gli interessava. Okay. Quindi era più da questo punto di vista arrivare era più complicato. Adesso invece magari anche se non hai le risorse, ma sei, hai delle capacità, eccetera, cioè, eccetera, vieni preso da giovane, da... An Academy, eccetera, è la possibilità di crescere, quindi è un po' una bilancia da un certo punto di vista, probabilmente all'inizio è più dura di prima, ma dall'altra parte se sei uno che, che, che riesce a emergere, hai delle possibilità che noi non avevamo, noi dovevamo arrivare da soli fino alle, dentro la Formula 1. Certo, certo. Bene. Io direi che con le domande di Twitch abbiamo anche terminato. Ce ne sarebbero tante altre, ma già un'ora e mezza che siamo in live. Quindi direi di procedere alle ultime due domande che il buon Alfredo aveva preparato per te Emanuele quindi... e poi andiamo in chiusura. Io volevo chiederti innanzitutto, eh, visto che abbiamo parlato di tantissimi piloti italiani, adesso di Zanardi, però anche di Giovanardi, di Larini, eccetera, eccetera, e volevo chiederti come vedi, eh, cosa ne pensi del panorama del motorsport italiano adesso e dei piloti italiani? Visto anche che abbiamo parlato di come sia più difficile salire. Allora, noi di piloti forti ne abbiamo e ne abbiamo sempre avuti. Abbiamo piloti, non so, ti faccio un esempio: fuoco. Fuoco mm -hmm. che non ha mai corso. fuoco, è uno fortissimo. cioè Fuoco è uno che va forte, cioè, dove lo metti, lo metti. Questo è uno che va, va forte nel simulatore. Della cosa, e con hai visto cosa sta facendo con le Ferrari, nel, nei fenomenale. Non non c'è spazio, capito? Cioè, eh, oggi eh, ci sono gli spazi nei vari campionati, nelle, 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 nelle varie categorie, ma la Formula 1 non dà spazio, non solo ai piloti, in generale è difficilissimo venire fuori. E noi in, in Italia non abbiamo, è sempre stato così, è sempre stato così. Non abbiamo eh, la Ferrari che aiuta i piloti italiani e questo, questo è. Cioè noi, allora, la Formula 1 parliamo, parliamoci chiaro: la Formula 1 è principalmente inglese. Ok, quindi sono tutti i team inglesi tranne due o tre: la Ferrari, la Toro Rosso e, e la Sauber, il resto sono tutti inglesi. È un mondo fatto di inglesi, da inglesi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, tutta una serie di piloti che crescono nel, nel vivaio inglese con, dalla Formula 3, eccetera, 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 entrano in quel mondo lì, con quei contatti lì, eccetera, e hanno il loro, il loro network mm -hmm. per poter arrivare dentro qualche team. Gli italiani che corrono in Italia, in Italia c'è solo la Ferrari che ti può dare una mano. Però abbiamo visto, io lo dico, loro hanno, non è che sto criticando la Ferrari, io faccio delle constatazioni. Anche quando ha avuto la possibilità di avere dei team satellite come la AS o come eh, Alfa Romeo, alla fine... Tolto Giovinazzi, che hanno messo Giovinazzi, ma poi a un certo punto hanno staccato la spina anche con Giovinazzi e hanno detto: Noi non imponiamo piloti e prendete chi volete. Quindi, se non c'è una casa dietro nazionale che aiuta i piloti italiani, è molto difficile entrare in quel mondo là inglese, difficilissimo. Poi, alla fine, questo è il risultato. Non abbiamo più italiani e questo onestamente lo vedo molto che sono molto bravi i francesi in questo perché loro hanno comunque una scuola della federazione molto, molto capace hanno il loro campionato di Formula 4 che si gestiscono tra di loro infatti adesso con cui sono Gasly e Ocon però bene o male c'è sempre almeno un francese tra i, tra i anche piloti la no di Formula 1 anche la nostra federazione è brava cioè l'Aksai, Sport eccetera sono bravi e li tirano su i piloti perché i piloti giovani che vanno forte ce ne sono tanti eh, italiani è che si fermano lì non c'è lo sbocco verso le grandi categorie, certo. certo. E poi l'ultima domanda, così poi ti lasciamo anche perché è abbastanza tardi, non vorremmo rapirti. Eh, in realtà, una doppia domanda. volevamo chiederti: innanzitutto, cosa, fa eh, cosa fai oggi? Cosa fa oggi Emanuele Naspetti? Prima hai detto che ti definisci ancora pilota, però a, eh, diciamo eh, a, parte, a parte questo e poi soprattutto se sei ancora coinvolto nel mondo delle competizioni e se sei appassionato alle gare, insomma. Allora sì, sono appassionato, seguo la Formula 1, seguo un po' di altre categorie, ma a livello di media, televisione, eccetera, ma non vado in pista. Ho avuto anche un team, no? quando c'era la Formula Master avevo fatto un team insieme a Vincenzo Sospiri e mi sono anche divertito no. ad... Di team di macchine da corsa, eccetera, però Formula Master. ho capito che il mondo delle corse, per come l'ho vissuto io guidando le macchine, tutto quello che fai eh, in pista la, la giornata in pista, diciamo il weekend in pista, non guidando. Mm. Non mi appassiona, cioè, non è, è, non, andavo a casa sempre insoddisfatto e quindi ho preferito smettere di andare. Okay. E quindi sì, sono, sono ancora appassionato, la seguo con interesse. Mi piace molto fare i pronostici. Mi diverto con mio figlio a dire dopo la prima, prima sessione di prove libere gli do la classifica della gara di Formula 1 e sbaglio poco. E cosa fa? faccio l'imprenditore? Eh, mi occupo va, seguo comunque principalmente il mondo automotivo senza entrare nel dettaglio comunque il settore automotive a livello internazionale ma non corse okay. uh. c'è da dire che lo scorso anno era difficile sbagliare la classifica del, del campionato dopo le prove, <ride> della gara dopo le prove libere quindi. Sì, sì. Beh, beh, il secondo, il terzo e il quarto non è mai facile però, eh. <ride> è vero. Franz. Beh, io penso di parlare a nome di tutti che questo 12 febbraio 2024 per i RT sia... verrà consegnato agli annali come un giorno storico per questo evento che è stato veramente splendido e meraviglioso e Emanuele sei stato tu che l'ha reso tale. Per cui a nome di tutti, di tutti i ragazzi che ci hanno seguito, di chi ha lavorato per rendere questo possibile, ti diamo un enorme grazie perché quello che ci hai consegnato stasera è qualcosa di unico e che vivrà per sempre con noi e queste, questi discorsi, queste testimonianze ci porte, ce le porteremo davvero dentro nel cuore per tutto il resto della, della, nostra, della nostra vita da appassionati di, di corse e di, di motori. E di piloti di piloti come te che ogni, ogni domenica ci, ci lasciano incollati al televisore, ci fanno provare emozioni veramente veramente piene e inimitabili, esclusive. Quindi un grazie davvero sincero ed enorme a te, Emanuele, per questa serata. Bene, sono contento se vi siete divertiti. Io sono stato bene, vi ringrazio dell'invito, spero di non avervi annoiato. Avrei ancora tanti aneddoti da, da raccontarvi, magari lo facciamo la prossima Tutto. volta, se sarà l'occasione. Una parte 2 sarà sicuramente ben voluta. <ride> Vedremo di farla. <ride> Innanzitutto, poi mi permetto di ringraziare anche chi ha reso possibile Andrea Lucisano, che è qui con noi stasera in diretta. Grazie mille, <ride> grazie, Andrea, perché ha fatto un bel lavoro, eh. un grande lavoro per portarci Emanuele allora. qua in diretta su Italia Racing Team. Pierluigi Italia organizzatore comunque sempre parte integrante, viva, ovviamente fondativa di Italia Racing Team. Io ho la grazie, fortuna grazie. di conoscerlo di, di persona, Emanuele, ed è una persona veramente fantastica a 360 gradi, credetemi, è una persona, uno di noi proprio, cioè, un grande, un grande, veramente. Grazie, grazie, grazie Io mille. Devo unirmi ai saluti e ringraziare appunto Andrea. Per, per aver reso possibile tutto questo. Emanuele Naspetti che nel fuori onda ha detto appunto che eh, si è concesso per l'amicizia che ha e il rispetto che ha nei confronti di Andrea, quindi è, è stato un doppio piacere a questo punto per averlo qui in esclusiva su IRT. Eh, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito perché sono stati tanti, tante belle domande, eh, molto presenti, <ride> stanno festeggiando adesso con tante scritte IRT in chat, quindi grazie ragazzi, eh, davvero. Grazie affettuoso. E ovviamente i ringraziamenti vanno anche al mio partner in crime, sempre presente in cabina di commento. Alfredo Cirelli, grazie mille per le tue domande. Grazie a voi ragazzi per, per questa serata. Grazie a tutti per aver preso parte a questo evento speciale, targato Italia Racing Team ancora una volta. I nostri ringraziamenti vanno ad Emanuele Naspetti, il campione italiano 1997 del superturismo e comunque un grande pilota. È una grande persona che abbiamo imparato un po' a conoscere in questa bella serata. Noi ci diamo appuntamento con le, i prossimi eventi della settimana di Italia Racing Team. Domani ci sarà la gara del campionato. Junior di Superturismo 1998, giovedì invece quella dei senior, tanta attesa per il round di Vallelunga. Vi lasciamo poi con il trailer di questo campionato per non perdervi nessuna eh, gara. Emanuele, grazie mille davvero, ancora sentitissimo grazie mille, un saluto e chissà, arrivederci allora, diciamo. Rentieri, buon proseguimento di campionato allora a tutti. Grazie mille grazie, con il cuore, bella. grazie mille a tutti per la serata, noi ci vediamo nei prossimi eventi di RT, buonanotte. Buonanotte, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. ciao.